Thank you.
Come in cielo che si interna.
bene, siamo arrivati finalmente alla conclusione dopo questa grande tempesta che abbiamo avuto. Dobbiamo però dire solo grazie, perché non è stato niente rispetto a quello che avviene in tutto il mondo in questi momenti e in tanti momenti della storia. Anche mentre noi stiamo facendo la processione, nel mondo succede di tutto e di più. Ed ecco perché la prima parola che diciamo è grazie a Gesù, perché ancora una volta ci ha dimostrato la sua vicinanza, ci ha dimostrato la sua comprensione, ci ha dimostrato anche la sua misericordia. Prima di tutto a Lui dobbiamo ringraziare e dobbiamo imparare a dire grazie, perché tutto quello che abbiamo nella vita, tutto è dono suo. Non pensiamo che siamo noi tutto a costruire, ce lo ha dimostrato anche attraverso questa tempesta. Noi abbiamo programmato tutto, a un certo punto tutto è sparito e tutto stava sparendo, ma grazie anche a questa esperienza di quest'anno, che è storica, almeno come mi dicono gli anziani, abbiamo imparato tante cose, perché una festa è vera quando ogni anno ci dice qualcosa per crescere. Abbiamo imparato che non dobbiamo essere presuntuosi nella vita, che tutto è nelle sue mani. Quel mondo che vedete lì sopra siamo noi, siamo nelle sue mani, e fino a quando noi non ci convinciamo di questo saremo sempre presuntuosi nella vita. Secondo, credo che abbiamo imparato come affrontare le tempeste personali nella vita. Tutti abbiamo ferite, tutti abbiamo momenti difficili nella vita e dobbiamo imparare a gestirli, perché se il dolore o le ferite non li curiamo diventano piaghe e diventa solo una valvola di sfogo. Anche la festa diventa una valvola di sfogo. Le ferite vanno curate, però abbiamo la certezza di avere un grande guaritore, che è Gesù, che è medico dell'anima e medico del corpo. Ed ecco perché noi ad ogni ansia possibile, è possibile che siamo tutti ansiosi oggi, la nostra società non ci permette momenti di silenzio, non ci permette momenti in cui stiamo fermi. Adesso tutti siamo elettrici, tutti abbiamo bisogno di sapere tutto in maniera diretta, in maniera immediata, e non ci stiamo rendendo conto che stiamo diventando degli schizzati, che non riusciamo più a guardarci nella faccia e a dire ti voglio bene, non riusciamo più a dirci che è necessario essere e riconoscerci tutti come fratelli attorno a Gesù. Io penso che questa festa è iniziata con un primo miracolo che vi dico solo in breve, è proseguita con momenti anche difficilissimi anche in questi giorni, ma sappiate, quello che vi posso garantire, che in ogni situazione affrontata abbiamo sentito tutti la vicinanza sua. Poteva succedere più di una disgrazia in questa festa, più di una, ve lo posso assicurare io, eppure siamo stati salvaguardati fino all'ultimo, per questo diciamo grazie. Seconda cosa, abbiamo imparato che è possibile convivere insieme pur nella differenza di opinioni o di gusti. È possibile stare insieme. Non è vero che siamo quelli che appariamo, cerchiamo di avere uno sguardo più intenso. Non è vero che magari anche a me, che mi vedete qualche volta, sono duro e lo devo fare, lo faccio perché un buon padre corregge i figli, non li lasciano imparare i miei figli. Ed ecco perché ritorniamo a fare e ad assumerci le responsabilità che ognuno di noi ha. Quindi lasciamoci non prendere dal panico, dall'ansia, dal dolore, dalle fatiche, non lasciamoci prendere dall'istinto. L'istinto è pericolosissimo, ci porta a fare scelte da cui dipende tutta la nostra vita.
vediamo anche le cose buone. Non è vero che tutto è cattivo, tutto è negativo, e chissà perché c'è quello, e chissà perché c'è quell'altro. E il Signore sta operando conversioni, non ci rendiamo conto. Molti di noi stanno cambiando, grazie a Dio, noi che ci stiamo a fare. Molti di voi stanno facendo un cammino di conversione, cioè hanno capito che la Chiesa, che Gesù è una cosa seria e che bisogna servirla la Chiesa. Non servirsi della Chiesa, servirla. Quindi ringraziamo il Signore e ringrazio perciò in questo momento tutto il popolo innanzitutto che ha voluto questa festa. Il dolore si è trasformato in gioia in questi due giorni. Bellissimo ieri sera essere tutti qui, nonostante c'era gente che era partita, che era tornata, no? Eppure tutti quanti pieni di paura e chissà, forse non ci siamo tutti. Vedete, il Signore ci ha, come dire, premiato, come sempre dice, ci siamo tutti. E anche chi è lontano, vi posso assicurare che si è fatto vicino. Allora io vi lascio queste tre parole che mi sono molto piaciute del predicatore che sto meditando molto. E l'ho detto la notte di sabato, ma siccome non ci vediamo mai tutti, perché magari sabato sera ci sono alcuni, allora io devo ripetere. Io vorrei augurare a tutti voi un cuore come il cuore del Salvatore, mite, misericordioso. Io vorrei augurare a voi delle mani, manca a me di altre queste cose, delle mani che benedicano e non maledicano. Avete sentito Papa Francesco poco fa nella professione? Non giudicare, è brutto ed è deleterio diffondere calunnie. Lo diceva Papa Francesco poco fa, blocca la vita di una comunità la calunnia, la maldicenza blocca la vita di una comunità e fa vedere il lato negativo della comunità, che non è quella che appare, ripeto, perché io riconosco quasi uno per uno e so quanto valete e quanto pesate, quanti doni avete nel cuore, quante cose belle che avete nel cuore. Allora facciamo emergere questo bello e non facciamo emergere sempre il negativo, facciamo emergere il bello che c'è dentro il nostro cuore. Allora chiedo delle mani, possiamo diventare capaci di benedire i papà stasera, per favore, quando andate a casa, avete un ruolo, benedite la vostra famiglia, fate la benedizione di sera, dite la preghiera con i vostri figli e infine io vi auguro dei piedi come quelli del Salvatore, non si vedono, ma ci sono i sandali. I sandali sono l'immagine del pellegrino. Andate per le strade, dovunque vi trovate, a Roma, a Milano, a Torino, ma portate Gesù, portate la sua parola. Rinnoviamoci anche in questo. Agli emigrati dico solo una cosa, inseritevi dove siete, nelle vostre chiese. Non pensate che vi basti solo la festa annuale. Inseritevi, cercate di collaborare dove siete, crescete, perché non è possibile. Io vedo molti di voi che hanno fatto un cammino di fede e devo dire mi hanno dato molti consigli in questi giorni, ma vedo anche una larga parte che non frequenta, che è rimasta solo alla superficie della fede. E allora bisogna rinnovarsi, questo è il Giubileo. Mani, cuore, piedi, camminare, la vita è dura, però non dobbiamo scoraggiarci, dobbiamo credere che nel Signore è possibile tutto. Ed ecco perché concludo augurandovi soprattutto di ricevere il perdono, questa parola difficilissima. Siamo nell'anno della misericordia. Perché perdonare? Perché Dio per prima ci ha perdonato. Solo questa è la motivazione. Non ci sono altre motivazioni umane. Umane non ce ne sono motivazioni. Perché devo perdonare? Perché Dio per primo ogni giorno mi perdona. Perché se andaste dietro di me, a questo non basterebbe, no? Allora concludiamo con questo cammino del perdono. È difficile perdonare. Ve lo dice uno che fa molta fatica. Io per perdonare
ho bisogno di pregare moltissimo. Dopo che prego, allora la mia vita si trasforma. Ma se non prego, non sono capace di perdonare. Va bene? Quindi intraprendiamo questo cammino del perdono e soprattutto ricordiamoci che siamo tutti peccatori e fragili, bisognosi della misericordia di Dio. E non lasciamoci prendere da tante tentazioni che ho visto anche in questi giorni. Non frastagliamo la festa. La festa deve essere un atto comunitario per cui tutte le cose, le iniziative devono essere sempre insieme, concordate, come abbiamo fatto, come siamo riusciti a fare anche nel prendere la decisione difficile in quel momento. Cosa fare? Uscire o non uscire? Rimandare la festa o non rimandarla? Abbiamo fatto un'esperienza di comunità con i portatori che ringrazio, con il gruppo di lavoro che mi ha sostenuto in questi due mesi davvero difficilissimi per me e con le persone che sono riuscite ad esserci in quegli attimi. E poi vi chiedo la cortesia di, come dire, di fidarvi un po' di più. Di fidarvi un po' di più. Della Chiesa innanzitutto. E in questo caso la Chiesa la rappresento io, con le mie povertà, purtroppo. Però fidatevi un po' di più. Ho visto che tanti, qualche volta in questi giorni mi dicevano, sapete, avete una città così. Arrivava un attimo, no, avete una città che è stata una vera. Allora, se c'era tutta questa volontà di fare i preti, ma vi potevate fare? Così eravamo di più e più. Dovevamo pensarci prima. Cioè, voglio dire, la battuta non la faccio per sorridere, no? Non è che c'è qua uno che io non mi sono mai piantato e non mi mancherò mai, ma sono un prete, quindi ho questo compito che il Signore mi ha dato di fidarmi. Qualche volta lo faccio bene, qualche volta sbaglio pure io, però sappiate che io non lo faccio mai volutamente. Se sbaglio, sbaglio perché anch'io sono stanco, anch'io posso essere non lucido come voi. Cosa dovrei fare quando vedo voi schizzati? Dovrei prendere la pistola e farla tutti. Allora, come voi volete perdonati, perdonate come me, se dovessi sbagliare qualche volta, no? Il perdono è reciproco, va bene? Quindi auguri all'insegna del perdono, continuiamo il nostro cammino. Quindi fidatevi un po' più della Chiesa. A proposito, vi ho fatto 500 fotocopie del giornalino parrocchiale, 500, ed è sparito tutto, però ho capito che alcuni non l'hanno letto. Allora abbiamo tutto l'inverno per leggere queste 8 pagine, dove ci sono degli orientamenti non per denigrare la testa, ma per migliorarla sempre di più. Avete visto stasera che è stato bello? Banda, ciaravieri, preghiera, cioè questo è il ritmo. Finalmente siamo riusciti a pregare, finalmente siamo riusciti a essere sereni. Allora, la festa deve ritornare ad essere questo. Quindi auguri e leggetevi queste normative e non mi fate entrare in conflitto con la Chiesa a cui io devo ubbidire. Va bene? Ancora saluti e ringraziamenti al sindaco che è stato presente, cioè è stato vicino a noi in questi giorni, soprattutto di prova. Per tutti nel riuscire a gestire tutte le situazioni che non sto a raccontarvi perché sono stati tantissimi i problemi. Non guardate per favore la quarenta. E quindi un saluto al sindaco, un saluto ai portatori, un saluto alle forze dell'ordine che ringraziamo. Per non dimenticare nessuno, un saluto a tutti veramente dal cuore, a tutti veramente dal cuore, un saluto a tutti veramente dal cuore, grazie. Thank you.
dentro si stira. Ah, beh, perché avevamo fatto il pallinetto. Abbiamo una foglia. Oh, non è niente, con una vana stecca mollata. Ma al contrario, lo disse prima. Lo disse con era mollata. Diavolo per noi. Aspetta, non appara. Non si niente. Stai tenendo a barra. Non mi preoccupare. Chi si è mollata? Sì, chi si è mollata? Chi si è mollata? Andiamo avanti a barra. Virgì, Virgì. Te visti? Chi è? No, andiamo avanti. Che parlo, andiamo avanti. No. Ragazzi, non mi sarei carriera. Carriera. Guarda, guarda. No, no. Aspetta, ho girato così. Ce lo fuori. Giratelo. Allora con tutta la bofetta. Con la speranza, con la speranza,
dovevamo fare un concerto qui davanti alla chiesa di un coro, la provincia Rodore, ma non ci è voluto spostarlo perché si è messo al